Dovrebbe iniziare a momenti il secondo tempo, carissimi utenti, qui collegati da San Vittore del Lazio, l'arbitro Di Florio a momenti dovrebbe fischiare l'inizio del secondo tempo tra Real San Vittorese e Unipomezia, partita che in questo momento vince la Real San Vittorese per 2-0. Inizia la gara con la squadra della Real San Vittorese di nuovo in azione, il lancio in profondità. Pallone che viene fermato dal giocatore Padovan. In azione il giocatore Novaldi. Poi la sfera termina direttamente nelle mani del portiere Lo Staglio. Il lancio. Pallone oltre il centrocampo. Quindi di nuovo in azione. Pallone che termina al portiere Paolilla, ricordiamo che è entrato il numero 14 Gagliassi nelle immagini per l'Unipomezia. Di nuovo in gioco il giocatore Puma in avanti. Di nuovo in azione i biancorossi che avanzano. Cercano i giocatori dell'Unipomezia di potersi portare in avanti, ma c'è il contrasto. Stiamo assistendo comunque di nuovo la performance comunque nel primo tempo della squadra del team di Mister Evangelista. Davvero è stata eccellente e lo spettacolo di gioco è stato di notevole interesse. Il cross, pallone in area di rigore, sarà che viene ribattuta. Nulla di fatto, i nerazzurri avanzano e cercano di essere brillanti nell'iniziativa offensiva con un tiro finale del giocatore Novaldi che termina in seno all'attacco e si proietta di nuovo in avanti. Pallone per Di Palo, in gioco l'attacco nero-azzurro, pallone per Moro, il capitano avanza, cerca di poter mostrare le sue forze energetiche e tecniche, viene battuto a terra, l'arbitro fa continuare. Unipomezia in azione, c'è un dribbling in un secondo momento, il giocatore Morabona riesce a contrastare e a recuperare sfera, i biancorossi cercano di avere la meglio, sfera che praticamente termina a De Stradis. Pallone ai biancorossi che avanzano, ottimo l'intervento del giocatore Ferrelli. Di nuovo in avanti l'iniziativa di Puma, pallone per ancora Puma, poi sfera sul laterale destro, avanza l'Unipomezia, cerca di prodarsi in area di rigore, ci prova, viene contrastato Lauria, quindi rimessa laterale a favore della squadra ospite, biancorossi in azione. Rimessa laterale, il lancio ai limiti, il cross di sinistro. Ed ecco che scatta il contropiede della Real San Vittorese. Pallone per Moro. Moro si libera di un giocatore. Di Paolo. Di Paolo sul pallone. Cerca di portarsi in area di rigore. Si proietta in avanti. La palla però viene fermata dal giocatore per Cuoco. Di nuovo Puma, il pallone che termina fuori. L'arbitro intanto ferma il gioco. La palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Vediamo cosa succede. Attenzione, c'è un po' di tensione. Il mister cerca di chiarire con l'arbitro. Vediamo cosa succede. Vediamo l'arbitro cosa fa in questo momento. L'arbitro cerca di dare dei chiarimenti come ha fatto finora, ha arbitrato molto bene il primo tempo. Rimessa laterale biancorossa. Di nuovo in azione l'Unipomezia.
che avanza. L'azione viene contrastata dalla squadra di casa della Real San Vittorese, che avanza. Il lancio poi del giocatore Puma termina fuori, rimessa laterale a favore della Real San Vittorese, che avanza. Altobelli in azione, ottimo il suo lancio per Picano. Sera che termina fuori, rimessa laterale, Altobelli di nuovo in azione. Il lancio, pallone per Moro, in azione il cross in area di rigore, ci prova la compagine della Real San Vittorese, che però in questo caso i biancorossi hanno la meglio. Di nuovo la squadra di mister Evangelista si tuffa in profondità. Real San Vittorese in azione, rimessa laterale, Altobelli, pallone per Moro, Moro in avanti, Moro prosegue, Moro cerca il dribbling, viene contrastato, Moro, ancora Moro, ci prova, ottima l'iniziativa di Moro in area di rigore, c'è un passaggio arretrato insidioso a favore degli azzurri, poi viene recuperato e l'Ulipo Mezzia riparte. Pallone che viene fermato da Padovan. Fioretti, sfera che termina direttamente nelle braccia del insieme alla difesa azzurra, corner per l'Ulipo Mezzia. In questo secondo tempo stiamo assistendo però un po' alla reazione dell'Ulipo Mezzia, che giustamente è sotto di due gol, cerca di riequilibrare il rapporto sia di risultato che calcistico. Rimessa laterale biancorossa, i nero azzurri in azione. Intanto l'arbitro fischia un fallo, l'arbitro sta arbitrando molto bene, ricordiamo arbitro Di Florio, eccola nelle immagini della sezione di Formia, molto precisa. Di nuovo si cerca il cross. Biancorossi in area di rigore, pallone che viene deviato, ottimo il lavoro compiuto dalla difesa, ricordiamo che la difesa è formata da Altobelli, Gallone, vicecapitano, Crepaldi, Castelli, Picano per la Real San Vittorese. Stanno effettuando una grande partita, lo stanno dimostrando sul campo. Intanto di nuovo corner per l'Ulipo Mezzia, che cerca di poter accorciare le distanze. Ci prova, pallone trova destinatario appunto Lauria, perde palla, c'è un contrasto finale. Ed ecco appunto Padovan sul pallone. Pallone per Crepaldi, per Cuoco, sfera che termina sul fondo, fondo area a favore della squadra di casa, Real San Vittorese in azione. Il lancio, ed ecco gli azzurri che cercano di poter contrastare l'iniziativa, ma ci prova in questo caso per Cuoco, pallone in area di rigore, rubato la sfera dal giocatore Gallone, che poi fa terminare la palla in mano a Paolella. Nelle immagini Paolella, portiere che ha rappresentato in questa partita la massima garanzia in porta. Gli azzurri ci provano e si lancia di nuovo in avanti. Di Paolo, potrebbe chiudere la partita la squadra di casa. Ancora Moro, Moro, Real San Vittorese che si lancia di nuovo in area di rigore. C'è un contrasto a due, ancora Moro, il tiro finale, vediamo cosa succede. E secondo l'arbitro c'è un fallo compiuto, vediamo, a favore della squadra della Real San Vittorese, che potrebbe realizzare il terzo gol. Qui il pubblico attende la possibilità di
festeggiare con un 3-0. Ed ecco che gli azzurri ci provano da oltre 20 metri. Vediamo cosa succede in questa dinamica di punizione. Il sinistro finale, sfiorato il gol del raddoppio. Del raddoppio, bravissima la calciatrice. Eccole le immagini, si tratta di Castelli. Fondo area. Batte lo staglio, pallone perso, recupera Moro in area di rigore, ancora Moro in area di rigore, di nuovo in azione la squadra della Real San Vittorese, poi l'Unipomezia rincorre il pallone, sfera che termina fuori. Davvero un formato tutto cuore e carattere, la compagine di Mister Evangelista, che sta di tutto e di più impiegando tutte le energie necessarie per poter vincere questa partita. Batte appunto Altobelli e sfera per Castelli, punizione, punizione. Intanto l'Unipomezia cerca dei chiarimenti. Punizione, l'arbitro misura anche la distanza. Molto precisa l'arbitro Di Florio della sezione di Formia. Si cerca il cross. Il sinistro, pallone in area di rigore. Grande, vicino al gol. Bellissimo questo svetta di testa, davvero è stata spettacolare l'iniziativa del team di Mister Evangelista, scusate, che è andato vicino al gol con Altieri. Fondo area, lo staglio, il lancio, di nuovo gli azzurri avanzano, pallone per Moro, palla a terra, si gira molto bene Moro, il tiro finale vicino al gol. Moro nelle immagini, davvero sta facendo emergere tutte le doti tecniche in questa domenica, lo è stato anche precedentemente, ma quest'oggi è davvero originale e pragmatica. Il capitano della Real San Vittorese, ecco nelle immagini che davvero finora ha assunto una veste tecnica formidabile e affascinante. Rimessa laterale. Biancorossi in azione, proseguono. E c'è l'avanzata, attenzione, c'è un fallo, l'arbitro fa continuare e pallone per Moro, però l'arbitro fischia. Fischia in questa iniziativa, l'arbitro corre, vediamo cosa succede. E l'arbitro Di Florio, però il pubblico qui in questo caso, il pubblico della tribuna, attenzione, rimane un po' deluso. E punizione. Non sappiamo cosa sia successo in campo, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Punizione. Quindi Novaldi sul pallone, pallone per Lauria, passaggio arretrato per Gavita,
Di nuovo in azione, pallone che viene perso, recuperato in un secondo momento, il lancio in profondità, sfera la triangolazione perfetta e precisa con Moro, tutto giunge in area di rigore con Castelli, Moro in area di rigore, il tiro di Moro, grande gol, peccato. Stavo gridando al gol perché sembrava quasi fatto, parata di Lo Staglio, grande iniziativa di nuovo del capitano, ancora Moro in azione, Moro prorompente in area di rigore, Moro, attenzione, viene fermato dai biancorossi dell'Unipomezia, ecco nelle immagini Moro, ancora Castelli, passaggio arretrato per Altieri, sfera che viene fermata, di nuovo l'iniziativa azzurra avanza con il giocatore Orabona, pallone per Moro, Moro in azione, invitante adesso l'iniziativa sul laterale destro, grande giocata tecnica di Moro, pallone che però termina al lato, fuori, rimessa laterale per gli azzurri, ed ecco che la rimessa laterale a favore della squadra della Real San Vittorese, si responsabilizza di questa rimessa la giocatrice Ferrelli, cerca di piazzare la palla in area di rigore ed ecco Moro in azione, Moro, il cross di Ferrelli, sfera che termina sul fondo vicino al gol, di nuovo un'azione degna di nota della compagine di casa che in realtà è andata vicino al gol. Abbiamo superato i 16 minuti del secondo tempo, quindi la Real San Vittorese vince per 2-0, un risultato che fa molto comodo alla compagine di casa e a mister Evangelista per ridurre le distanze dal Frascati. Intanto c'è una sostituzione a quanto pare, vediamo cosa succede. Fondo area, Lo Staglio, pallone che viene perso, recuperato dagli azzurri, fallo a punizione, punizione a favore dell'Unipomezia. Unipomezia in azione. Il lancio, pallone fermato, gli azzurri avanzano. Il Tegel vincente. Passaggio arretrato. Lauria in gioco, di nuovo in azione Lauria, pallone sul laterale destro, si cerca di potersi lanciare in profondità, ottimo l'intervento di Altobelli, davvero Altobelli sta dimostrando il suo cuore e il suo carattere per la propria squadra, l'amore per la Real San Vittorese. Altobelli, di nuovo l'iniziativa lodevole sul laterale sinistro, davvero Altobelli funge da supporto tecnico fondamentale per il team di mister Evangelista. Di nuovo in azione l'Unipomezia, ancora Altobelli, ecco nelle immagini il lancio di sinistro, pallone che termina fuori, biancorossi di nuovo in azione, Unipomezia che batte la rimessa laterale, sfera per Lauria, gli azzurri avanzano, tiro che lanciano nei confronti di Lo Staglio, biancorossi che ripartono dalle retrovie, pallone per Gavita, la sfera al giocatore Puma, ed ecco di nuovo in azione la Real San Vittorese che avanza, cerca di protrarsi in area di rigore ma i biancorossi hanno la meglio in questo caso, la sfera però termina fuori, rimessa laterale, una Real San Vittorese che è scesa in campo sempre determinata e concentrata al fine di poter garantire il risultato finale a proprio favore, ed ecco che Di Paolo cerca di muoversi in modo orizzontale per conquistare sfera, ed ecco Di Paolo, Di Paolo in azione, viene però intercettato dal giocatore Gavita, rimessa laterale azzurra,
Moro. Si cerca la rovesciata in area di rigore. Ottimo l'intervento di Moro. E secondo l'arbitro è fondo area. Quindi c'è l'ultimo a toccare palla. Secondo la... Moro però in questo caso, vedete, nei confronti dell'arbitro, si vede dalle immagini, sostiene che sia corner, ultimo a toccare palla, quindi secondo Moro è stata la giocatrice dell'Unipomezia. Palla fuori, rimessa laterale. Altobelli. Di nuovo i nero azzurri in azione. Il cross in area di rigore. Pallone che in effetti viene fermato. Pallone in area di rigore. Sfera che viene ribattuta. Tiro finale, il tiro cross. Sfera nelle braccia del numero 1. Lo staglio. Il lancio. Di nuovo in azione la squadra della Real San Vittorese che cerca di contrastare il gioco, lo fa molto bene, però l'Unipomezia in questo caso con Pulma cerca di smistare palla all'interno per Novaldi. C'è un dribbling sulla traiettoria sinistra per Percuoco. Percuoco, il diagonale, la sfera viene persa e recuperata dal difesa azzurra. Ottimo il lavoro compiuto in difesa, come ho già detto in anteprima. Pallone per Moro, per Altobelli, scusate, il sinistro termina a lato. Carissimi utenti, abbiamo oramai raggiunto circa i 20 minuti di gioco. Abbiamo raggiunto i 22 minuti di gioco con la Real San Vittorese in vantaggio per 2-0. Di nuovo in azione biancorossi in avanti, si cerca una triangolazione, lancio in profondità, pallone, attenzione, di nuovo gli azzurri avanzano, lancio in avanti per il giocatore Di Paolo, il quale viene intercettato dal calciatore Gavita. Ed ecco Ferrelli sul pallone. Pallone in area di rigore. Si cerca il cross per Di Paolo. Di Paolo in azione. Di Paolo, il cross in area di rigore vicino al gol. Grande iniziativa di Di Paolo. Ottima l'iniziativa, lodevole il suo cross di sinistro piazzato per il numero 8. Ora buona vicino al gol la compagine di casa, che promette molto bene ancora una volta in questo secondo tempo. E appunto era Picano. Picano vicino al gol. Ancora rimessa laterale. Picano vicino al gol. Picano vicino al gol, ancora biancorossi in azione, di nuovo si cerca una triangolazione, pallone in profondità, ed ecco la palla di Paolo, però i biancorossi hanno la meglio, palla fuori. Bellissima questa girata di Paolo in azione, il cross, deviazione di Percuoco,
corner. Batte appunto Castelli. Diamo il corner del giocatore, del difensore, il sinistro di Castelli. Vediamo dove piomba il pallone. Il lancio in area di rigore. Tiro finale, bellissimo questo tiro di Altieri, vicino al gol la squadra azzurra. Pallone ancora per Altieri, il cross ribattuto ed ecco che si muove molto bene Gagliassi. Altobelli. Di nuovo azzurri in azione. Pallone fuori, rimessa laterale. Per Cuoco, il lancio sull'arbitro. Ancora per Cuoco, si lancia in profondità. Pallone fermato dal giocatore Ferrelli e poi c'è un fallo, punizione. Intanto punizione. Batte Luni Pomezia. Batte appunto Lauria in azione, il tiro cross in area di rigore. L'area San Vittorese è vincente, in questo caso si potrà in avanti, cerca di potersi lanciare in profondità. Ancora in azione, pallone in avanti, ancora il giocatore Moro in azione. Sfera tiene duro l'area San Vittorese che può praticamente triplicare il risultato. Unipomezia in azione. Pallone che termina a lato. Palla fuori. Rimessa laterale. Azzurri in azione della Real San Vittorese. Punizione. Il lancio di sinistro. Biancorossi che recuperano molto bene. C'è una triangolazione. C'è l'avanzata, pallone per Moro. Moro in azione. Fallo, attenzione! Fallo su Moro, vediamo l'arbitro cosa decide. Punizione. Fallo.
L'arbitro misura la distanza, l'arbitro di Florio della sezione di Formia. Batte Castelli sul pallone. Si cerca col sinistro di piombare la palla al centro. Vediamo cosa succede in questa dinamica. Il cross finale vicino al gol. Vicino al gol la Real San Vittorese. Bellissima questa iniziativa. Il cross di Castelli per il giocatore Orabona. Di testa vicino al gol, fondo area. Lo stadio. Di nuovo gli azzurri in avanti, pallone per Moro, in cross in area di rigore di Castelli, bravissimo l'attaccante azzurro, e poi c'è l'avanzata dell'Unipomezia in azione, pallone per De Stradis, attacco Lauria dell'Unipomezia, avanza ma viene fermato il gioco dagli azzurri, che si rendono più concreti in tal caso. La sfera termina fuori, rimessa laterale, se ne incarica Sara De Stradis. Pallone per Percuco, sfera che termina fuori, rimessa laterale a fuori degli azzurri. Il lancio per Moro. Cerca la fine, ancora Moro, Moro in azione, supera due giocatori, ancora Moro, supera il terzo, ancora Moro in azione, in area di rigore, cerca di piazzare la palla al centro, il cross ci riesce molto bene, ottimo il destro di Moro, la sfera poi termina a centrocampo, di nuovo gli azzurri in azione, sfera che termina fuori, rimessa laterale, vediamo cosa succede secondo l'arbitro di Florio. Azzurri in avanti, la palla per Moro. Moro, Moro si gira. Moro ancora in gioco. Pallone al centro dell'area di rigore. Tiro finale, vicino al gol. Lo stadio in azione. Il destro. Pallone ai biancorossi del giocatore Lauria. Ancora in area azzurri. Pallone per in area di rigore. Ci prova la squadra con Moro. In azione poi combatte l'iniziativa il numero 6 Picano, nero azzurri in azione, il lancio in verticale, sfera nelle mani di Lo Staglio che blocca. Di nuovo il giocatore Di Paolo in azione, il lancio, sfera che termina fuori, intanto rientra la calciatrice dell'Unipomezia. Dovrebbe essere appunto Sara De Stradis. Per Cuoco sul pallone, si cerca una triangolazione con Lauria, pallone in profondità, sfera che viene fermata dagli azzurri che avanzano, si cerca di poter piazzare la palla al centrocampo, l'arbitro fischia una punizione. Ancora i biancorossi in azione. Ci provano. Con Noetti De Stradis. Il cross in area di rigore. E l'Unipomezia va vicino al gol con una punizione latente, ma a cui il portiere Paolilla sta ben attento. In questo caso ha rappresentato la massima garanzia in porta finora. Intanto attenzione, c'è una sostituzione, vediamo cosa succede. Una sostituzione, esce il portiere Lo Staglio ed entra Diamanti per l'Unipomezia. C'è una sostituzione di portieri. Diamanti entra in campo, eccolo le immagini.
fondo area. Riassa Vittorese, batte il fondo. Intanto l'arbitro cerca di chiarire, vediamo, sta effettuando appunto la sostituzione, come si può vedere dalle immagini, arbitrato molto bene l'arbitro Di Florio della sezione di Formia. Pallone arretrato, si riparte con la squadra di calcio della Unipomezia in azione. Biancorossi in avanti, pallone per Ceccarelli, che è entrato in questo secondo tempo. Grande partita comunque, ricordiamo, del capitano Moro, che è davvero, diciamo, è stata la migliore in campo in tutta la partita. Cioè, non solo si è distinta con la sua squadra, ma anche rispetto all'Unipomezia. Un grande calciatore. Il lancio in profondità, sarà che termina fuori. Una grande partita, il capitano Moro davvero ha rappresentato e ha fatto mostrare spettacolo. Di nuovo gli azzurri in azione, di nuovo in azione ora Bona, cerca la triangolazione, pallone per Percuco, ci si rilancia in avanti con Padovan. Padovan in azione, perdono palla il team biancorosso dell'Unipomezia, di nuovo in azione, pallone ora Bona in avanti e poi Altieri, il pallone che termina fuori con un lancio che non trova la sua traiettoria positiva, sfera che termina fuori, batte Ceccarelli, di nuovo Percuco in azione gli azzurri, Percuco ancora insiste, cerca di protrarsi in area di rigore, ottimo l'intervento difensivo della squadra azzurra della Real San Vittorese e poi c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione, vediamo cosa succede, punizione a favore dell'Unipomezia. Unipomezia che batte praticamente la punizione. Sul pallone c'è il l'Unipomezia che batte questa punizione. Ci prova il destro. Pallone che termina. Si riparte da una rimessa laterale dell'Unipomezia. Pallone in gioco da parte della Real San Vittorese che riparte come un motore in velocità. La palla sul laterale destro. Ci riprova la compagine del team di Mister Evangelista. Ma i biancorossi, in questo caso con Ceccarelli, hanno la meglio. Perdono palla e la riconquista ora Altieri. Di nuovo in avanti Castelli. Di nuovo in azione la Real San Vittorese. C'è un fallo, punizione a terra Crepaldi. Scatta qui anche l'ammonizione. Ormai ci avviamo verso le conclusioni con la Real San Vittorese in vantaggio per 2-0. Punizione azzurra. Battono gli azzurri, pallone per il giocatore Di Paolo, il lancio in profondità, sfera a ora Bona, di nuovo in avanti la squadra azzurra, ora Bona, si produce una triangolazione, l'arbitro fischia un fallo, punizione a favore della squadra ospite dell'Unipomezia che si ripropone. Batte Lauria, pallone che viene respinto, di nuovo in azione Lauria,
per Cuoco, servito, e il pallone poi recuperato ancora per Cuoco in azione. La sfera viene subito fermato dal giocatore Altobelli. Unipomezia in azione, pallone bloccato, gli azzurri ci provano molto bene, deviazione, rimessa laterale. Palla respinta, sfera fuori, rimessa laterale. Unipomezia in azione, pallone in area di rigore, la Real San Vittorese spazza il pallone via per Cuoco, cerca una triangolazione, pallone servito per il giocatore in area di rigore, Unipomezia, bravo il portiere Paolella che blocca, ottima la sua partita. Ricordiamo che la Real San Vittorese gioca con il capitano che non c'è praticamente. Pallone in profondità, pallone in area di rigore, palo, palo dell'Unipomezia. Unipomezia che è andato vicino al gol per Cuoco. Fallo punizione, secondo l'arbitro Di Florio. Lauria sul pallone, cerca di piazzare la palla al centro, vediamo la difesa, vedete azzurra si piazza molto bene cercando di contrastare il gioco degli ospiti, ormai siamo agli sgoccioli della partita, il cross, pallone che giunge molto alto, sfera che termina forse fuori, vediamo, si riparte da un fondo aria. Anzi no, è una semplice rimessa ordinaria, fallo punizione. Per Lupi non pone Pomezia punizione. Il cross, pallone ribattuto, pallone per Lauria, si cerca un tiro finale, deviazione. Sfera fuori, punizione. Ed ecco sul pallone il numero 3 De Stradis Noetti, il cross di destro, pallone che termina a lato, l'interno destro non produce gli effetti sperati, fondo aria. Oramai siamo agli sgoccioli della partita con una Real San Vittorese che ha davvero dominato in lungo e largo la partita, ha dominato sia il primo tempo sia il secondo tempo in termini di gioco, in termini di concretezza, si è vista la superiorità della compagine grazie comunque al capitano Moro, dobbiamo dire la verità, che ha disputato una grande partita, ha fatto mostrare in realtà le proprie doti tecniche, come si può giocare al calcio. Da un punto di vista tecnico, ancora gli azzurri in azione.
Il Niponezia insiste. Attenzione, vediamo cosa succede. Posizione irregolare. Il lancio, pallone ai biancorossi che avanzano, sfera che termina sul laterale destro, contrasta molto bene Altobelli. Fondo area. Il lancio ed ecco che affila le armi la squadra nero-azzurra cercando di portarsi sulla laterale sinistro con il giocatore Pietrangelo, pallone che termina a lato. Azzurri in azione, il cross termina nelle mani di Lo Staglio, il lancio, pallone per Percuco, la finta, è entrato anche il numero 16 Signore. Gli azzurri hanno la meglio e cercano di contrastare il gioco, lo fanno molto bene con Capuano. Sfera che termina nelle braccia del giocatore Diamanti. Pallone sul laterale per il giocatore Capuano. Capuano in gioco. Capuano. A terra il giocatore, recupera la squadra biancorossa ed ecco in azione appunto prima Padovan. Ma gli azzurri riescono alla meglio. Bravo Altobelli. Unipomezia in azione. Avanza. C'è un controfallo. Attenzione, vediamo cosa succede. Fallo, punizione. Il destro, pallone in area di rigore. Castelli, Altobelli, la sfera termina fuori, deviazione, rimessa laterale. Unipomezia in avanti. Fallo. Secondo l'arbitro Di Florio. Capuano cerca adesso di mettersi in barriera. C'è anche Orabona. Punizione. Il cross in area di rigore. Rete, l'Unipomezia accorcia le distanze. 2-1.
per i biancorossi. Real San Vittorese 2, Unipomezia 1. Dominazione la squadra della Real San Vittorese. Fallo, punizione intanto. Per la Real San Vittorese risultato fermo sul 2-1. Punizione azzurra. Batte la Real San Vittorese. Bravo il giocatore sulla lateral destro che avanza. Il lancio in profondità. Altieri cerca di piazzare la palla al centro dell'area di rigore. L'arbitro guarda il cronometro, l'arbitro Di Florio. Il tackle vincente, il cross, tiro cross in area di rigore del numero 10 Altieri. Pallone che termina a lato. Fondo area. C'è Carelli. Si riparte dal portiere Diamanti. L'arbitro fa ripetere il fondo aria. Vediamo. Entra il numero 13. Il numero 13 si tratta di Stella. Unipomezia in azione, parte col portiere Diamanti. Pallone per De Stradis. Di Lauria, poi il pallone recuperato dal giocatore Capuano. Di nuovo il giocatore Castelli rilancia la squadra in avanti. Palla che viene deviata. Rimessa laterale. Finisce la partita. Real San Vittorese che vince per 2-1. Grazie all'attenzione su telesport.net.